Buongiorno a tutti! Allora, nel video di oggi vi farò vedere un sacco di nuovi slime che ho comprato e sono da due negozi diversi. Allora, prima di tutto vi faccio vedere le mie nuove unghie, visto che sono finalmente tornata alla ragazza che me le ha fatte per 2 anni. Se vi ricordate, avevo smesso di andare da lei tipo a luglio perché era incinta, stava per partorire, insomma ha avuto un bambino, adesso ha ricominciato a lavorare ed eccole qua, oh mio Dio, sono perfette! Non so se si vede bene, ma il colore è rose gold, quell'oro rosato appunto. E avevo fatto anche un sondaggio su Instagram chiedendo consiglio perché stavo pensando di cambiare la forma alle unghie. Avevo chiesto consiglio magari per farle quadrate corte. E avevo ricevuto anche un po' più di voti in effetti il quadrato corto, però e da tanto che ce l'ho così magari le farò in futuro, ci penserò bene bene visto che non è così facile per me cambiare forma. Comunque niente, a parte le mie unghie che ora sono perfette grazie a questa ragazza che adoro tantissimo, proseguiamo subito con il video. Allora cominciamo da questo negozio che abbiamo già visto, mettiamo via questi altri e partiamo da Dope Slimes. Ci avevo già acquistato, mi piacciono molto i suoi slime, adesso appunto cominciamo subito. Dunque, scusate, non ho specificato, questi me li ha mandati lei per una review. Infatti la ringrazio tantissimo. E niente, cominciamo subito con questo che si chiama Apple Jacks. È ispirato a, diciamo, ma penso un dolce alle mele comunque. Tiriamo fuori, cerco di maneggiarlo meno possibile a carte, perché, a parte che è un po' appiccicoso, li ho ricevuti da un po'. È un po' appiccicoso, ma più che altro, ok, è abbastanza appiccicoso. Facciamo che prenda un po' di acido borico. Dicevo, questo qui non mi piace molto da maneggiare, non per la consistenza, perché la consistenza è molto bella, è molto glossy e morbidoso, ma perché ha il profumo di cannella. E come voi forse sapete, io odio la cannella. E vabbè, questi sono gusti personali. Comunque, come vedete, è molto morbido. Ha anche dei brillantini dorati che dovrebbero appunto ricordare la cannella. Ed è appunto molto morbidoso e glossy, poi ha qualche pallina colorata che è un colore che ricordano l'autunno ed è molto bellino. Se vi piace la cannella sicuramente vi piacerà moltissimo anche questo slime. Poi cos'altro abbiamo? C'è questo qui che si chiama Strawberry Cheesecake Delight, quindi appunto profuma di cheesecake alla fragola ed ha un pochino di palline piccine e più grandi. Eccolo qui, molto molto carino, l'odore è buonissimo. Guardate quanto è morbido, cioè guardate quanto è morbido, sì vabbè, guardate quanto è bello morbido, ve lo posso assicurare io, mi piace molto. E per l'appunto mi piace tantissimo, ha un bellissimo colore, una bellissima consistenza, solo un pochino crunchy. È un odore molto particolare in effetti. Lei usa sempre dei profumi che sono davvero strani, ma sono molto buoni. A proposito, madonna santa ragazzi, non ce la posso fare. A proposito di profumi buoni, questo, visto che come dicevo mi sono arrivati tempo fa, questo io lo maneggio di continuo, mi piace da morire, è assolutamente il mio preferito. Si chiama Birthday Cake Ice Cream, gelato torta di compleanno tipo. Io non ho ben capito, cioè penso che sia un mezzo butter, non completamente. E come vedete ha gli zuccherini. Ragazzi, ha una consistenza e un profumo che sono il paradiso. Io amo questo slime alla follia, guardate che meraviglia. Lo adoro tantissimo. Vorrei che mettessero su YouTube la modalità per annusare, perché vorrei farvi sentire quanto è meraviglioso, mamma mia, lo amo. In realtà si è minimamente seccato, ma perché come vi dicevo io ci gioco tutti i giorni con questo slime, oddio, e quindi l'ho tipo consumato, però vi giuro che mi piace da impazzire. Ok, andiamo avanti, anche se starei qui a palparlo per altre 10 ore. Allora, adesso c'è Mountain Dew Freeze. È, come vedete, di un verde, verde lime tipo, ed è un cloud slime. Allora, ecco, i suoi cloud slime non mi fanno impazzire, però ho visto nella live di ieri sera che ha migliorato la sua formula e adesso sono meno bagnati, perché i suoi cloud slime sono abbastanza bagnati, cioè in realtà questo neanche troppo, forse sarà che appunto mi è arrivato da un pochino e quindi si è un po' asciugato, non lo so. Eccolo qua, odore di limone, credo. Limone lime, non lo so. E questo qui, come vedete, che comunque è molto carino. Guardate come cola.
Ed è bellissimo da... anche questo da palpare, sì. Oh, che bello! Sì, di solito questa cosa si fa con i batter, ma anche con i glue è molto bello. Però appunto lascia le mani abbastanza bagnate. Infine l'ultimo, anche l'ultimo è un Cloud, scusate, Cloud, lo sbaglio sempre. Un Cloud Slime Cotton Candy, eccolo qui. Che profumo cos'è? Credo che sia tipo fragola, ma non ne sono sicura. Eccolo qui. Questo è più bagnato, mi rimane proprio sotto le unghie. E infatti, ecco, insomma, quello verde non mi dispiaceva come Cloud. Questo qui invece, cioè, è carino, senz'altro è fatto bene tutto, però c'è troppa acqua, davvero. Ah, aiuto, è pesantissimo proprio perché è pieno d'acqua e mi lascia le mani molto bagnate. Infatti non mi fa impazzire, santo cielo, mi rimane tutto lo slime sotto le unghie, non riesco a toglierlo. Ok, vado a lavarmi le mani perché non riesco a toglierlo. Comunque, a parte i Cloud, che appunto, vabbè, lei l'ha detto che li ha migliorati. Comunque, gli altri mi piacciono tantissimo. Comunque, Dope Slimes è una ragazza americana, ma è una delle poche che spedisce anche in Italia perché la maggior parte non lo fa. Ora, invece, passiamo all'altro negozio, che è questo qui. E come vedete, è un negozio italiano. Si chiama Slime Shop Ita. Ho visto che c'è sia Slime Shop Ita che Slime Store Ita. Mi avevate consigliato di comprare la slime storita, però non so se poi ha cambiato idea, ma il ragazzo che è il proprietario aveva deciso di smettere di vendere slime, non so se poi appunto ha cambiato idea, mi informerò. E niente, allora cominciamo subito da questo shop da cui ho comprato 6 milioni di cose, come vedete. Le ho comprate un po' di tempo fa, infatti come omaggio mi hanno dato questo che era l'albero di Natale, l'avevo comprato a gennaio. Allora, partiamo subito da questo qui, che si chiama Gingerbread. Allora, questo è morbidissimo. Non so bene che slime sia. Sembra uno slime con solo un pochino di neve finta, perché non è un cloud, però ha una consistenza molto particolare. E qua dentro, da qualche parte, dov'è? Eccolo. C'è anche lo charm dell'omino di marzapane, pan di zenzero, come si chiama? Pan di zenzero, appunto, visto che gingerbread vuol dire quello. Ok, ragazzi, non riesco a pulirlo meglio di così. Comunque, questo è lo charm a omino di pan di zenzero. Rimettiamolo dentro. E lo slime ha questo profumo buonissimo. Cioè, io sinceramente non ho mai assaggiato il pan di zenzero, però so che lo zenzero non mi piace. Però questo odore è buonissimo. Quindi forse il pan di zenzero mi piace in realtà. Ed è fantastico, appunto, ha questa consistenza stranissima. Avevo anche un altro slime con questa consistenza, penso che fosse di Dope Slimes, ed è quella consistenza che avevo detto che sembra che ci sia dentro dello zucchero. Comunque è bellissimo, morbidissimo, fa anche le bolle, che bello, top, molto molto bello, mi piace molto. Poi prendiamone uno piccolino, questo qui si chiama Stitch, è di questo bellissimo azzurro che sembra Azzurlilla, infatti mi piace tantissimo, con alcune palline rosa. E credo che ci sia anche uno charm di Stitch da qualche parte. È fantastico. Ok, tiriamolo fuori. Ha l'odore. Oddio, sembra che profumi di un bagnoschiuma da uomo. Non so di preciso che cosa sia. Allora, ho trovato lo charm. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Ok, questo sono riuscita a pulirlo abbastanza bene, eccolo qui, guardate che carino, è bellissimo. E poi appunto lo slime è molto glossy ed ha alcune palline rosa. Guardate quanto è lucido, mio Dio, tantissimo proprio. Mi piace molto, molto molto carino. Ah, guardate che carino. Mamma mia, che bello. Super scoppiettante. Ah, e ovviamente tutti e 2 i pacchi mi erano arrivati con letterina con spiegazione, acido borico, eccetera, eccetera. Però, come vi dicevo, mi sono arrivati da un po' e non ho idea di dove li ho messi. Va bene. Ah, giusto, rimettiamo lo charm, che tanto affonderà. Carine queste scatoline, comunque. Ok, poi l'altro piccolino si chiama Upside Down, che vuol dire sotto sopra, che è una cosa di Stranger Things. Infatti, in teoria lo slime doveva essere nero e rosso per richiamare appunto il sottosopra. In teoria mi è arrivato così, cioè di chi sarà mai la colpa, ragazzi? Dei corrieri che trattano i pacchi come mondezza. Infatti, il pacco era abbastanza distrutto e quindi probabilmente questo slime è rotolato 20.000 volte e si è mischiato molto bene. Comunque è diventato di questo colore stranissimo e ragazzi,
Potrei sbagliarmi, ma secondo me questo odore è cioccolato. Oddio, guardate anche questo quanto è glossy. E anche clear. Clear, l'ho pronunciato bene stavolta. Ecco qui, guardate, guardate quanto è clear. Bellissimo, mamma mia, questo odore è buonissimo. Sì, secondo me è proprio cioccolato. Veramente buono, mamma mia. Ok, a parte questo mio momento di oh mio Dio, il cioccolato è buonissimo. Proseguiamo con questo qui. Questo si chiama Mermaid Tail, che penso che voglia dire coda di sirena, sì. Ed è un clear, sempre un clear fishbowl con alcuni glitter. Molto carino. Eccolo qui. Anche questo è molto bellino. Con i clear è bello fare così. Vederli colare super lucidi, trasparenti. E poi anche crunchy, appunto, perché è un fishbowl. Guardate che meraviglia, bellissimo. E questo credo. Non vorrei dire cavolate, ma credo che abbia lo stesso odore di quel di Stitch, che sembra tipo bagnoschiuma da uomo, ma no, ecco. Ora che ci penso, avevo visto un video della ragazza in cui spiegava gli slime e credo che questo sappia di brezza marina, ok? Forse anche Stitch, non lo so. Poi questo qui è molto simile, in effetti, perché ha queste, boh, palline? Non so che cosa sono. Comunque, questo si chiama Pennywise Balloon, è ispirato a It, il film, e ai palloncini di Pennywise, appunto i palloncini rossi. Questo non ho davvero idea di che cosa sia questo profumo, ma è buono, non lo so. Che cos'è? Non lo so. Anche questo è super, super clear, come vedete. È crunchy. Molto carino. Sì, ne ho comprati tanti, veramente tanti. Poi, che cosa abbiamo qui? Questo qui, molto carino, che si chiama Snowman, appunto, ispirato a un pupazzo di neve. Quindi con i colori di neve e i colori che si mettono tipo negli occhi, l'arancione per la carota che è il naso. E guardate quanto è bello. Ecco, di nuovo odore che non so riconoscere. Non ce la posso fare ultimamente con gli odori. È molto particolare. Poi dietro, come vedete, la parte base è molto glossy. Super 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 crunchy ed è bellissimo, guardate, sembra proprio neve, davvero bellissimo, super rilassante. Poi per rimanere a tema invernale, o meglio di Natale, anche se è passato, c'è questo che è l'omaggio ed è Christmas Tree, l'albero di Natale. Ah, ce n'è anche un altro qua, non era l'ultimo, vabbè. È questo qui che è appunto glossy con un po' di perline. Guardate quanto è lucido. Morbidissimo. Ah, anche qui c'è uno charm, tiriamolo fuori. Eccolo qui, anche vabbè, se non l'ho pulito benissimo, comunque c'è questo piccolo alberello di Natale minuscolo. È morbidissimo. Questo profuma di pino, credo. Penso sì che abbia l'odore di pino. Un odore molto fresco, molto buono. Guardate quanto è lucido, incredibile. Questo è un po' appiccicoso, penso che ci aggiungerò un po' di acido borico, un pelino. Comunque è morbidissimo, super glossy, super oh mio Dio, anche il colore è bellissimo. E infine passiamo all'ultimo, che è questo qui, oddio, guardate dietro quanto è bello, si chiama Jawbreaker. E non lo sapevo, prima di vedere il video in cui spiegavano lo slime. Comunque Jawbreaker è una caramella americana, spacca mascella, credo che voglia dire. E appunto è una caramella che a quanto pare ha tutti questi cosini colorati dentro. Questo ha un odore leggerissimo, ma non capisco che cos'è sinceramente, cioè non so se è l'odore della caramella. Guardate che bello. Ui.
Mamma mia! Ah, no, mi è caduto, scusate. Tanto per cambiare, i miei fail non mancano mai. Guardate che bello! Mamma mia, super scoppiettante, come dice, come dice Yolanda. Bellissimo anche questo, mamma mia, guardate che roba, mi piace tantissimo. Bene ragazzi, questi erano tutti gli slime acquistati da Slimeita Shop e quegli altri mandati gentilmente da Dope Slimes, che è davvero molto carina come ragazza. E niente, che dire, ah giusto, Dope Slimes vende su Etsy e loro hanno il loro sito proprio. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!